a darkness gathered. Three heroes confronted the beast called Ordron. Il primo capitolo fu considerato da moltissimi il miglior clone di Diablo e per questo riscosse un corposo successo. Grazie così alla fama raggiunta e ovviamente grazie ai soldi guadagnati, i ragazzi di Runic hanno potuto passare 3 lunghi anni a sviluppare questo sequel. La concorrenza con Diablo 3 è ovviamente fortissima visto il periodo. Ce l'avrà fatta Torchlight 2 a spuntarla sul masterpiece di Blizzard? Nel 2009 Torchlight fu un fulmine a ciel sereno. Runic Games, team di 30 persone fondato dall'iniziativa di alcuni veterani dell'industry noti soprattutto per l'impegno su Diablo e Fate, si imbarcò in un'impresa nata con l'idea di creare un hack slash e rapidamente fargli seguire un MMO, realizzando così un universo rollistico vario e adatto a differenti utenze. Sfumata l'idea dell'MMO, ma grazie ad un consenso costante ed un porting su Xbox ben riuscito, Torchlight ha messo i suoi creatori in condizione di lavorare per ben 3 anni sul sequel diretto, esplorando quanto solo abbozzato nel primo capitolo. Torchlight 2 introduce una moltitudine di novità pur non inventando nulla. A differenza di Diablo 3 che ha provato a reinterpretare se stesso introducendo meccaniche che ne hanno per certi versi radicalmente modificato l'esperienza, qui le fondamenta su cui il gameplay è stato costruito restano quelle del secondo capitolo della serie Blizzard. Il timore di mobilismo viene però immediatamente cancellato da una vastissima serie di novità, tutte fedeli ad uno spirito retro che permea l'intera produzione. Alle 3 classi originali, riviste e corrette con tanto di nuovi nomi ma legate agli stessi stilemi, si aggiunge l'ingegnere con le sue torrette. Un'introduzione gradita che mescola in salsa hack and slash una figura negli ultimi anni utilizzatissima in altri generi. Chiunque abbia giocato un action RPG del passato si sentirà immediatamente a casa, immerso in un mondo di mappe generate casualmente e quest presuntuose tanto quanto la storia, utili a dare una scusa per girovagare e distruggere qualsiasi cosa si muova. Opzioni e libertà di personalizzare la propria esperienza di gioco non sono gli unici elementi che rendono Torchlight 2 un validissimo compendio di come si dovrebbe realizzare un hack and slash duro e puro di qualità. Chi non ha apprezzato la crescita lineare di Diablo 3 sappia infatti che qui i singoli punti statistici vanno allocati manualmente e lo stesso vale per quelli spendibili nei 3 alberi delle abilità aperti a ciascuna classe. Ciascun punto speso su un singolo potere, attivo o passivo che sia, ha invece un significato speciale perché la possibilità di riallocarli è limitata alle ultime 3 scelte e viene pure a caro prezzo. Tra l'altro le skill possono essere potenziate 15 volte e ogni 5 sbloccano un perk che provoca una modifica o un miglioramento. Di fatto si è costretti a prendere decisioni difficili e una posizione netta su come si desidera affrontare l'avventura. Come impone la tradizione, questo ecosistema di meccaniche di gioco è completato dalla raccolta del bottino lasciato a terra dagli avversari. Armi, armature e potenziamenti di differente rarità si accumulano a terra a decine, dando parecchia libertà di scelta e una montagna di oggetti da verificare, comparare, vendere o riutilizzare. La serie apporta alcune piccole ma interessanti idee in tal senso, come la possibilità di investire dei soldi per aggiungere un bonus random ad un'arma o comprarne una al buio da un apposito venditore, scoprendo di cosa si tratta solo una volta raccolta nell'inventario. La randomizzazione coinvolge ulteriori aspetti, come la presenza di creature speciali che, se uccise, lasciano sul terreno portali da attraversare per raggiungere aree adibite a sfide uniche. La gestione del pet è anch'essa stata raffinata con nuove funzioni e motivi di personalizzazione, risultando utile sia negli scontri che per portare avanti e indietro il loot da vendere e le provviste acquistabili a distanza. In cooperativa, fino ad un massimo di 6 giocatori, Torchlight 2 diventa un titolo di eccezionale valore, ma anche da soli è superiore all'originale grazie alle aggiunte e ad una cura superiore che coinvolge aspetti come i boss, ora più vari e dotati di pattern di attacco interessanti. Ci sono alcune piccole criticità, come la sostanziale dipendenza dalle pozioni per superare certi passaggi ai livelli di difficoltà più alti, ma si tratta di aspetti minori, che non influenzano la bontà complessiva del tempo speso a giocare. Senza dubbio è migliorata la qualità tecnica in generale.
Gli ambienti abbandonano la monotonia del passato per abbracciare una struttura che divide il gioco in tre atti principali e un epilogo, ciascuno dotato di un villaggio da cui accedere ai dungeon, ora presenti sia nella forma di grandi aree all'aperto che di labirintici sotterranei. La diversità estetica delle ambientazioni è davvero notevole e spazia dai classici deserti, foreste e distese di neve fino ad arrivare ai più originali livelli steampunk. Nonostante si senta l'assenza di una direzione artistica forte che leghi davvero l'estetica dei singoli atti, l'utilizzo del cel shading ha permesso di creare un titolo scalabile ma distintivo, ricco di particolari. Le animazioni sono curate e la varietà di magie esibite è notevole. Manca, rispetto a Diablo 3, la sensazione viscerale di impatto dei colpi e nel complesso la messa in scena è meno articolata, ma considerando che costa un terzo e l'aspetto grafico è l'unico che lo allontana per davvero da un titolo venduto a prezzo pieno, queste annotazioni si riducono a meri dettagli. Torchlight 2 non è solo un seguito superiore all'originale. L'opera seconda di Runic Games si allontana dall'idea di clone di Diablo 2, guadagnandosi a tutti gli effetti un posto nella galleria dei migliori action RPG. Le aggiunte sono sostanziali e la qualità di contenuti davvero notevole è ulteriormente aumentata da alcune buone idee per l'endgame e un supporto massiccio alla community dei modder. Essendo tradizionale, porta con sé alcune meccaniche che potranno far storcere il naso, ma nel complesso la direzione intrapresa dagli sviluppatori è univoca e definita. Per 19€ è impossibile non consigliarne l'acquisto.